Ciao, benvenuto sul mio canale. Oggi dedico questa pillola a chi è un po' più avanti nel percorso di studi con il sax e parlerò di un lick molto bello che è un 2-5, ma lo faremo dopo l'intro. Eccolo qui il nostro lick di oggi. Come ti dicevo nell'intro, è un lick 2-5. Noi sappiamo già, diamo per scontato che lo sai già che cosa sia un lick 2-5. Se non lo sai, ti invito a documentarti o a prendere delle lezioni di armonia per poter conoscere questo argomento. Il lick 2-5 di cui ti parlo oggi, e cercherò anche di spiegartelo un pochettino. Allora, questo lick io l'ho preso da Hip Licks di Greg Fishman, un libro bellissimo con delle basi molto bello e interessante. Il lavoro che io faccio su questi lick è un lavoro però molto più certosino, nel senso che non prendo una pagina di lick, li suono tutti con la base, ma prendo ogni singolo lick e lo traspongo in tutte le tonalità. Per trasporre un lick in tutte le tonalità è necessario conoscere la struttura del lick, perché giustamente non posso inventarmi le note. Allora, questo lick, come vedi, porta due siglature di accordi che sono C minore settima e F7, quindi sarebbe Do minore settima e Fa settima, quindi un 2-5 per l'appunto. Do mi bemolle, Sol si bemolle, La fa. Allora, è molto importante capire che ruolo hanno queste note in questi accordi. In Do minore avremo Do mi bemolle, Sol si bemolle, che è 1, 3, 5, 7, e in Fa 7 invece abbiamo La fa, che è un 3, 1, quindi diciamo piuttosto tranquilli che è 1, 3, 5, 7 del secondo e 3-1 del quinto. Sapendo questa struttura, piano piano tu puoi incominciare a suonarla, possibilmente a memoria, ok? E poi trasporla in tutte le tonalità. Potremmo per esempio fare un 2-5 di Fa, quindi avremo un Sol minore e un Do settima, ok? Quindi avremo Sol, Si, Re, Fa, Mi, Do, che è esattamente 1, 3, 5, 7, 3, 1. Faccio ancora una volta. Ok? Questo lavoro lo puoi fare in tutte le tonalità. Per esempio, potremmo andare addirittura in, non lo so, in 2, 5 di Do, per esempio. Ok? Quindi 2, 5 di Do sarebbe Re minore, Sol, 7. Prendo 1, 3, 5, 7 di Re minore, che è 3 e 1 di Sol 7, che è Si Sol. Questo lavoro di trasposizione del lick non è particolarmente facile, lo ammetto, non è particolarmente facile, però è necessario, perché non troverò sempre, se io voglio applicare questo lick in tutte le tonalità, quando vado a trovare lo standard io comunque ho tutte le tonalità, quindi sarebbe una buona cosa studiare i lick sempre in questa ottica. Prendo il mio lick, lo traspongo in tutte le tonalità. Il passo successivo potrebbe essere per esempio di cambiare ritmica, di fare qualcosa. Greg Fishman in questo libro ci dà tanti spunti, tantissimi spunti, che io invito ad applicare in tutte le tonalità, come anche lui consiglia. Fra l'altro è un bravissimo didatta, quindi sa di che cosa parla in maniera molto specifica. Io ti ringrazio per essere passato dal mio canale. Se ti è piaciuto il video lascia un like, se non ti è piaciuto lascia un dislike, e spero di essere stata utile soprattutto a quelli che sono un pochettino più avanti, e andremo avanti con le pillole anche su altri argomenti come le ornamentazioni, altri lick e altri modi per improvvisare correttamente. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima, ciao ciao!